Ci troviamo presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, oggi con Mimmo Caruso, che è un appassionato di storia locale e cultore delle tante tradizioni che ci sono nella cittadina della Costa Viola. E oggi siamo qui per parlare del dottor cavaliere Antonio Candido. Per parlare del dottor Candido ci vorrebbero dei libri. Io mi onoro di poter dare qualche cenno storico sulla vita e le opere di questo nostro illustre concittadino. E il dottor Candido purtroppo è stato dimenticato da varie amministrazioni, quasi da tutti, e se noi siamo qui la maggior parte dei bagnaroti è grazie a lui, perché lui, quando c'è stato il colera del 1867, ci ha salvato da questo colera, da questa infezione. Comunque, incominciamo. Il nostro illustre concittadino è nato a Bagnara nel 1836, studioso a Napoli, si è laureato come medico, ha esercitato l'attività di medico per oltre 7 anni a Napoli. Lui era un sostenitore garibaldino, anche con elargendo anche del denaro, perché credeva all'unità d'Italia. Poi è scoppiato questo colera nel 1867, subito lui è stato presente sul nostro territorio, nella sua amata Bagnara. E qui ha incominciato ad aiutare a debellare queste infezioni. Aiutato con altri due infermieri, ha incominciato a chiudere i cimiteri che erano sottostanti al Carmine e al Rosario, incominciando a pulire tutti i canaloni che erano canaloni a cielo aperto, delle vere fognature, perché allora la rete idrica non esisteva ancora, quindi si è prodigato tantissimo per debellare appunto questa infezione grande. Ci sono stati dei morti, però dopo tanto lui ci è riuscito in parte. A un certo punto ci portavano gli alimenti per via mare, i Pellegrina ci aveva fatto le barricate e Scilla per evitare appunto che l'infezione si propagasse. Comunque, dopo tanto, Gerucci, quando è stata l'ora del pagamento, questo nostro illustre concittadino, lui non ha voluto niente, ha detto: i soldi che mi dovete a me per la mia prestazione, compratela per generi alimentari per i nostri concittadini che non hanno niente da mangiare e né di vestirsi. E così è stato. Il nostro concittadino poi ha fatto il sindaco dal 1870 al 1879, un bravissimo sindaco. Purtroppo poi, diciamo, è morto sotto le macerie del terremoto del 1908. Dunque, se io farò parte di qualche commissione di toponomastica, proporrò all'amministratore una targa marmorea a perenne ricordo nel Palazzo San Nicola e dedicargli una via. È il minimo che noi possiamo fare, perché è stato troppo dimenticato questo nostro illustre concittadino, e grazie a lui che noi siamo qui a parlarne. Evidentemente, quando c'è stata la fondazione della Società di Mutuo Soccorso, lui è stato uno dei soci fondatori. Sicuramente sarà così, perché di dietro non c'è scritto nemmeno la data di quando è stata messa qua questa statua. Però sicuramente sarà stato così. Un illustre, perché pensa che il corso non esisteva in quell'epoca, ma diciamo il vero corso era questo qua sopra, quindi qua faceva parte, era diciamo il centro di Bagnara, e sicuramente l'avranno messo perché lui è stato un socio fondatore. Sicuro così deve essere, anche perché lui era molto generoso, un filantropo possiamo dire, perché e non meritava la fine che ha fatto sotto le macerie del 1908. Io ho portato comunque la sua fotografia e la sua casa, che sono riuscito a trovarla, e si trova l'attuale casa Zappia. Questa è la foto sua
del dottor Cavaliere Antonio Candido. I suoi parenti più stretti sono il nostro amatissimo Lillo Candido e Gemma, e lo zio del signor Zappia, perché si è sposato una Zappia. Questa è la casa, e sul corso che naturalmente la parte di sopra è crollata. E la camera da letto sua era dove c'è adesso la frutteria di Luppino, sopra la prima persiana. Quella era la sua stanza da letto. Speriamo che in futuro ce lo ricordiamo, ma certamente anche i giovani dice: ma sta statua, che cos'è questa statua? Studiate, vedete come me lo sono posto io il problema. Mi sono posto tanti problemi di quante cose che noi abbiamo a Bagnara, che purtroppo si ferma tutto nella sensibilità davanti alla porta di San Nicola. Nessun amministratore, sì, dico, è bello quello, però poi al dunque non si va. E noi abbiamo ricchezze enormi, ve lo dico io, guardate che io ho esplorato un sacco di cose, e purtroppo si ferma tutto lì. Ma perché non si deve fare? Io ho presentato un percorso turistico che è meraviglioso, far vedere delle cose, sì, bello, Mimmo, tutto questo, però poi quando nel dunque si ferma, come se nulla fosse. Ma perché questo? Io me lo domando, mi rivolgo anche ai nostri amministratori attuali. Facciamogli una targa a perenne ricordo, la mettiamo dentro il Palazzo San Nicola, per ricordare chi entra, qualcuno dice: chi è questo? Questo signore ci ha salvato dal colera del 1867. Sperando che questo mio appello arrivi a chi di competenza, a chi ha il potere di fare delle cose, e non solo questo, ma ben altro, che si interessano anche del nostro passato, perché è importante, abbiamo un passato meraviglioso, e quindi va ricordato, va rispolverato, bisogna andare a trovare lì dove c'è il nostro passato, che è importante. Quindi se c'è questa sensibilità da parte degli amministratori, bene, no, altrimenti è inutile da fare. Comunque, io spero in meglio. Vi saluto e arrivederci da Mimmo Caruso.